Lanuzio Cibarum, ci trae anche Omar Capar. Allo stacco c'è lotta per il comando tra Mantidafì e Muriarum. Mantidafì che rientra a Muriarum, il quale però va a lungo e cerca di sovranzare l'avversario che concede strada, quindi Muriarum che si presenta da leader al passaggio 200 subito, però all'esterno l'attacco di Nimrod, numero 12, che va a cercare di ottenere il comando dell'operazione. La squalifica per Nuzio Ciperum, 28-7 il passaggio ai 400 metri da parte di Nimrod, che ha comunque sfondato e si ritrova al comando davanti alle tribune. La via del largo presa da Octopus, che offre punto di riferimento al Lotiengo Miedo, il quale a sua volta si trascina a Manzoni SLM. 643,7 per Nimrod, che continua a condurre quando siamo adesso prossimi al paletto di metà gara, che viene oltrepassato in 59,6, quindi Nimrod che conduce nei confronti di Muriarum. Poi c'è stato l'errore per Lotiengo Miedo, Nimrod che guadagna un paio al resto della compagnia per un chilometro svelto in 1.14.4 quando mancano 500 metri, gli altri che faticano ovviamente a venire avanti, buca di vento intanto Nettuno FP quando si va ai tre quarti di miglio con ancora un 14.6 di pressione. Nimrod che ha preso margine, ora dovrà gestire gli ultimi metri con gli altri che si ammucchiano sull'ultima curva dove c'è addirittura la quarta ruota da parte di Nausrob che poi sbaglia addirittura d'arrivo. Nimrod al comando, margine ampio nei confronti del resto della compagnia, dalla quale prova ad emergere con il numero 16 Maskmar che all'interno si ritrova Nettuno FP, all'esterno ci passa la Nimrod, la fatta padrone nei confronti del numero 9 Nettuno FP, e poi per il terzo sono molto vicini Maskmar e OVCPSM. Andiamo a rivedere le immagini per delineare anche le altre posizioni. 1.59.6, una chiusa un pochino lenta, ma il gran lavoro Nimrod lo aveva fatto prima con Rosario Diana. 5.34 la quota per il vincente, il tempo totale che si approcchiamo è 1.14.7, ecco il 12 sul palo al primo posto a precedere il numero 9 di Nettuno FP che è secondo, poi per il terzo forse Ovechip riesce ad acciuffare Maskmar, mentre per il quarto, per il quinto c'è Mig N a completare il quintetto.